una nuova guerra contro la Scozia era scoppiata. Arthur però sottovalutò il nemico e i suoi alleati. Dopo una pesante sconfitta nella battaglia di Lancashire, avvenuta contro l'esercito lotaringio, Arthur chiamò a raccolta i suoi alleati. Lo scontro per il Ducato di Lancaster era solo all'inizio. Nell'ultima battaglia accaduta nel Lancashire, ho decisamente sottovalutato gli alleati del mio nemico, in questo momento la Scozia, ovvero l'esercito della Lotaringia. Esercito della Lotaringia che hanno massacrato oltre 1000 uomini. Sono poi riuscito però a rispondere, a contrattaccare contro questo esercito che adesso stanno scappando nei nostri territori. Una cosa che secondo me mi conviene fare quanto prima per le sorti di questa guerra è quella di cercare di demolire letteralmente questo esercito nemico, in modo tale che non possano più dar manforte all'esercito scozzese, che esercito scozzese vanta un alto numero di oltre 4.000 soldati. Finalmente provvedo i miei alleati con oltre 2.000 uomini a sbarcare nelle terre della Britannia. Adesso tra l'altro vedo altri 291 uomini, a quanto pare le armate di Treviso. Intanto gli uomini della Lotaringia sono molto veloci, glielo concedo. Sono molto veloci, continuano a scapparmi. Dai, forza, dai, prendiamoli. Finalmente, alla battaglia di Peterborough, oltre 6.000 uomini contro i oltre 2.000 uomini della Lotaringia. Il mio amico Sagremor, Lord Sagremor, purtroppo è morto dovuto a delle ferite che si sono aggravate. Sagremor, che era il Lord di Worcestershire, verrà succeduto dal piccolo Lord Cadair, un bossy, ok. Lord Cadair che è ancora piccolo, perciò penso che gli darò una mano nella sua educazione, perciò lo porterò alla mia corte e cercherò di educarlo quanto meglio posso, quanto meglio mi sarà possibile, insomma. Eccellente. Ok, mettiamo un attimo la pausa. Dunque, nella battaglia di Peterborough abbiamo perso 464 uomini, però siamo riusciti a farne fuori 1216. Andiamo a guardare nelle statistiche i nostri cavalieri che hanno fatto. Sir Black 61, il Duca Phoenix 49, ormai chi si fa battaglia, chi ne fa fuori di più sono Sir Black e Lord Phoenix ultimamente. C'è da dire però che anche i loro cavalieri sono molto, molto, molto capaci. Possiamo vedere qui il Conte Rainier, un bel 31 di prowess, e Lothar 28. Quindi complimenti davvero anche ai cavalieri della Lotaringia. Ma abbiamo avuto la meglio, e questo è ciò che più conta. Adesso raggruppiamoci con questa armata e andiamo alla baronia del Kendall, perché è veramente prossima a cadere e vorrei evitare ciò. Vorrei assolutamente evitare ciò. Finalmente, tra l'altro, i nostri alleati sono arrivati a darci manforte e l'esercito scozzese cerca di scappare. Ottimo. Ciò significa che sanno della nostra potenza, della nostra superiorità. Altro segreto esposto, ovvero mio nipote Folbe, a quanto pare sta copulando con Ghita.
Questo crimine però non può passare inosservato e verranno puniti, perciò chiamerò le guardie. Questa sarà una battaglia molto importante, perciò non perdiamocela. La battaglia di Whitehaven, oltre 5.000 uomini contro 2.004 scozzesi, un ottimo comandante, un bel 28, però io sono anche, insomma, un bel 48, quindi non hanno molte chance. Arrivano i loro rinforzi, però oltre 2.600 uomini, non si sono forse accorti però che anche 2.400 dei nostri alleati stanno arrivando. Un'altra battaglia qui a Whitehaven. Siamo oltre 7.000 contro i... adesso i loro... 2.000 qualcosa forse, mi ricordo. Ok, mettiamo un attimino la pausa. Guardiamo. Questo è stato un massacro. Abbiamo perso solo i 192 e loro 1.489. Ottimo. E qui ne abbiamo persi solo 86 e loro 2.598. Perfetto. Questo forse cambia le sorti della guerra, perché adesso noi siamo 8.049 in totale, loro sono 3.930. Non fermiamoci qui, proseguiamo, cerchiamo di continuare. A tal proposito, io andrei quanto prima nel Lancaster per conquistare il war goal di questa guerra, ovvero la contea di Lancashire, e con quello dovremmo avere un bel boost per quanto riguarda questa guerra. Guerra che sinceramente vorrei concludere quanto prima, perché si è protratta fin troppo a lungo. E anche perché abbiamo altre faccende di cui occuparci, ovvero calmare i bollori del... i bollori delle possibili ribellioni. E intanto Folbe, purtroppo mio figlio, ha soli 56 anni, è morto per delle ferite. Morto per delle ferite, lascia il titolo di conte di Westmoreland a Folbe II, non sposato, 37enne. Riposa in pace, figlio mio. Riposa in pace. Noto che il Duca Phoenix non ha ancora concluso con le sue guerre di espansione, purtroppo. Adesso ha attaccato Lady Felis. Mannaggia. L'unico problema è che le innovazioni siamo indietro. Siamo indietro perché abbiamo pochissime contee. Per svariati anni abbiamo avuto pochissime contee sotto la cultura britannica, e quindi siamo stati molto molto lenti nello scoprire le nuove innovazioni. Purtroppo la High Crown Authority la potrò fare solo e soltanto quando raggiungeremo l'età medievale, quindi andando a scoprire dov'è le prerogative reali. Quindi la vedo lunga. Ahimè, non posso farci nulla, ahimè. Stiamo attenti però, perché l'esercito della Lotaringia è tornato all'attacco e a quanto pare stanno cercando di conquistare il forte di Derby. Lancaster cadrà in 2 mesi, mentre Derby cadrà in 4, che dovremmo riuscire a fare in tempo. Adesso andiamo a scegliere la cosa più giusta. Forza vassallaggio. No, farei tradizioni adattabili. Questo mi darà un bonus del più 25% agli affari esteri. Cosa molto importante, perché potrebbe appunto interrompere le tregue di guerra
prima del normale, insomma, prima del tempo patuito, ecco. Ok, stiamo molto attenti qui a Lancaster, perché non appena cadrà, ci muoveremo immediatamente a sud. Mancano solo 10 giorni. E finalmente mia moglie, Athelfled, è incinta. Ok, Lancashire è caduta. Andiamo quindi a guadagnare il war score con appunto l'occupazione del nostro claim. Questo sicuramente abbasserà tantissimo il morale dei nostri nemici. Intanto ottimo il fatto che i miei alleati stiano guidando, diciamo, la guerra per conto loro nelle terre scozzesi. E nella battaglia di Derby, pausa perché abbiamo catturato Mormaer, figlio di Emma di Westfrancia. Questa è stata una bella cattura da parte del nostro esercito, che ci darà la possibilità finalmente di chiamare noi stessi vincitore di questa guerra. Ok, disbandiamo l'esercito. Adesso, cosa molto importante, Lancaster e il Ducato di Lancaster, appunto, lo voglio dare a un mio figlio, questa volta un Pendragon però, quindi non mi voglio sbagliare, e se non erro, mi ero... Galahad è un Pendragon, è giovane, 21 anni, però la sua promessa, Gontroda di Cantabria, è molto giovane, ha soli 11 anni, quindi prima di avere dei figli ci vorrà del tempo. Questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. E mi spaventa il fatto che Folbe II ha già 372 uomini. Andando a consegnare Lancashire a mio figlio Galahad, sicuramente non avrà abbastanza uomini, come possiamo ben vedere qui, soli 186. Dovuto anche dal fatto che il controllo è molto molto basso. Qui invece possiamo vedere 420. Quindi a questo proposito però quasi quasi potrei... Allora, mi ero detto che Giulio avrebbe ricevuto il Ducato di Penguern, quindi potrei consegnargli Chester, mantenere Lancaster per adesso, e perché no investire anche qualche moneta per migliorare le costruzioni qui a Lancaster, in modo tale che poi mio figlio riceverà una contea dove sarà diciamo capace di difendersi nel caso in cui il fratellastro, diciamo il fratello, decidesse ad attaccarlo. Quindi Giulio riceverà Chester. E se non erro, posso anche già creare... Sì, ok. Staffordshire. Ok, poi eventualmente... più avanti consegnerò Staffordshire, così in modo tale che Giulio abbia il suo ducato completo. Anche se... non vorrei che, un po' come il Duca Phoenix, anche il mio caro Giulio si metta, diciamo, a espandersi a destra e a manca. Quindi spero, mi auguro... non vada a fare ciò. Ok. Giulio, ti sei meritato questo titolo, perciò... congratulazioni. Sei il nuovo duca di Penguern. Ok, adesso... Lancaster, abbiamo detto, quindi... costruirò... una caserma, giusto per adesso? Anzi, no. Aspettiamo più che altro perché... vediamo un attimino. No, aspetterei per il momento. Avanziamo. Mentre aspettavo nella camera di... da parto, ogni minuto sembrava... una vita eterna. Athelfled gridava
e sembrava non cessare con le grida. E purtroppo non sentì nessun piccolo urlo o pianto. Sapevo che qualcosa non andava. Lo sentivo nelle mie ossa. Perciò decido di aprire la porta. E purtroppo la donna, la serva che stava aiutando mia moglie, Athelflaed, a far nascere una bambina, un bambino, in questo caso mio figlio, purtroppo con le lacrime agli occhi mi dice che sono entrambi morti. Spero, mi auguro, il cielo apra le porte a queste due giovani anime e li accolga. Purtroppo mia moglie è venuta a mancare. Ciò significa che ho ereditato Hanford e Gloucester, che non ho nessuna intenzione di mantenere per me. Anzi, ho intenzione di creare il Ducato di Erging. È un piccolo cambio di programma. Avevo intenzione di dare Lancaster a mio figlio Galahad. Erging però gli darà, diciamo, un po' più di potere. Quindi, quanto prima, creerò il Ducato di Erging e lo consegnerò a mio figlio Galahad. Erging e Gloucester. Ok. Adesso, il piccolo Cadern, ovviamente, fa parte di tale Ducato, quindi lo darò a Galahad. Grand Fasso. Ah già, Grand Title. Erging. Ok. E adesso penso glielo abbia già dato in automatico. Sì, perfetto. Ok. Ok. Ciò significa che ho guadagnato molto, molto stress, perché la perdita di mia moglie è sicuramente stata un duro colpo, oltre che in questi ultimi anni tanti, tanti dei miei figli sono venuti a mancare purtroppo. Ogni giorno, perciò, ogni giorno che passa è sempre più difficile e sto quasi perdendomi in un crollo mentale. Devo però cercare di abbandonare questi pensieri oscuri che mi stanno distraendo dalla mia missione, e quindi devo semplicemente farmi forza. Per questo però, perché no? Una festa sicuramente mi aiuterà, perciò decido di indire una festa e invitare tutto il regno, in modo tale che un po' tutti, diciamo, si stringano, tutti assieme, al mio dolore. Tra l'altro, adesso posso sposarmi ancora una volta. Questa volta però cercherò di fare un matrimonio che mi regali un'alleanza, diciamo, abbastanza importante. C'è poco, c'è ben poco. Purtroppo c'è solo il duca di Ulster, già mio alleato. Rhiannon, la figlia del duca Phoenix, già mio vassallo, quindi è un'alleanza che non avrebbe, diciamo, non aggiungerebbe uomini alle armate. Stesso discorso per il ducato di Penguin, ovvero i Ghelardi, non aggiungerebbero soldati alle mie armate. E poi andiamo a scendere sempre, diciamo, livelli un po' più bassi, quali il Nottinghamshire e Worcestershire, insomma, non c'è molto là fuori, a meno che find spouses, forse no, non c'è niente là fuori. Ok, a sto punto allora semplicemente vedrò di cercare una moglie per dei buoni tratti. Anche se non di nobili natali, Marta
potrebbe darmi la possibilità di avere qualche figlio con un tratto alla quale potrebbe essere più che utile per i nostri reggimenti armati, ovvero il tratto gigante, dato che ultimamente il numero dei nostri cavalieri è alquanto basso, non abbiamo avuto tuttora abbiamo una carenza di cavalieri. Ovviamente Sir Black, il Duca Phoenix, Ogier, Galahad, Drast, Medraut, insomma, sono tutti ottimi cavalieri. Però perché no? Perché non avere anche un Pendragon? Questa volta non farò un matrimonio matrilineare, bensì farò un matrimonio patrilineare, ovvero ogni figlio che nascerà da questo matrimonio sarà della casa Pendragon. Anche perché i figli del mio casato, quindi in questo caso Galahad, Gwyn e se non ero esatto Peredur sono già abbastanza anzianotti, Gwyn e Peredur, escludendo ovviamente Galahad. Il restante però sono, qui possiamo vedere Ruadan, non fa parte di nessun casato, Cruin Mael fa parte del casato Finnactha, ovvero un casato irlandese, Fintan nessun casato, stesso discorso per Falkar. Sta nel casato Finnactha, quindi assolutamente ho bisogno di ingrandire quanto più possibile il casato Pendragon. Dopo la conquista totale del Ducato di Lancaster, ho preso più o meno oltre 2 anni di tempo, oltre 2 anni che ho utilizzato per investire sul regno, gestire un po' i vassalli e le nostre infrastrutture, la costruzione di nuovi templi che ci serviranno ovviamente per aiutarci con la nostra religione, ovvero la religione insulare, dato che siamo gli unici insieme a pochi altri qui in Irlanda a professare tale religione. In questi 2 anni, tra l'altro, è morto il mio alleato di tantissimi anni e tantissime battaglie, Catalan II. Questo è un duro colpo perché eravamo amici con lui, oltre che era un ottimo alleato per noi, perché il Ducato di Ulster comunque sia portava, o meglio, vantava gli oltre 2000 soldati. C'è da dire però che mia moglie, la regina Aedmair, figlia del gran capo Catalan I, ha i claim sulle terre dell'Ulster. Ciò significa una sola cosa. Questo mi darà occasione, mi darà facoltà, diritto di invadere le terre irlandesi e conquistare per mia moglie parte dell'Irlanda del Nord. Non perderò altro tempo. Andando a conquistare l'Irlanda, ovviamente inizierei a mettere, diciamo, le basi per la conquista totale dell'isola irlandese, perché una volta conquistato Ulster, ovviamente ci muoveremo verso sud nelle terre attualmente mantenute dai norreni, per poi scacciare anche la Scozia. Ma adesso ho parlato fin troppo. Andiamo. Guerra. Non avrei mai pensato che sarebbe mai potuto accadere, ma è così. Inizieremo a muovere le armate, non da Phoenix, voglio essere io quello ad assediare, perciò ok. Dunque, io andrò nella loro capitale, Phoenix andrà invece ad Oriel. E siamo pronti. Andiamo. Abbiamo 2 eserciti. 2 eserciti differenti.
oltre 3.000 soldati. Il nemico in questo caso ha 1.376 soldati, alleato di Duca Giulio, il mio vassallo, mio cavaliere. Non credo che il Duca Giulio deciderà mai di mettersi contro il proprio re. Oh, e tra l'altro Duca Giulio da italiano ha deciso di convertirsi alla cultura britannica. Ottima scelta, Duca Giulio. Sicuramente anche per facilitarsi nel controllo dei suoi territori. Intanto la prima battaglia è stata vinta dai nostri. È stata una battaglia semplicissima, il massacro di Oriel, dove oltre 3.000 soldati dei nostri hanno combattuto contro 1.243 irlandesi, facendo 1.041 vittime. Insomma, è stato un massacro vero e proprio. Mia moglie, la regina Covienna, a quanto pare avrebbe un investimento da propormi. Questo per Ferlix. No, preferirei migliorare i rapporti con tutti i vassalli e tutti i miei cortigiani. Via. Intanto l'assedio di Dunpadraig fra 4 mesi dovrebbe cadere il forte, perciò anche quello ci darà ovviamente un altissimo war score. Siamo già al più 50%, quindi c'è anche la possibilità che andando a vincere questo assedio andremo a vincere semplicemente la guerra, andando a risultare una guerra semplicissima. Noto intanto qui uno svariato numero di armate che si muovono nelle terre scozzesi. Non so cosa stia succedendo, forse qualche guerra interna, non lo so. E il conte Cannon di Derby, da irlandese, ha deciso anche egli stesso, un po' come Giulio, di convertirsi alla cultura britannica. Ottimo, mi fa piacere che i miei vassalli stiano decidendo di convertirsi alla mia cultura. Questo ovviamente darà una grande mano alla scoperta di nuove innovazioni. Pausa. Ok, dopo soli 6 mesi, la guerra per il Ducato di Ulster è giunta a conclusione. Ho dunque conquistato l'Irlanda del Nord, con a capo adesso mia moglie, Aedhmair. L'erede sarà il conte Anmaic, figlio di Catalan II. Adesso ovviamente sarà importantissimo cercare di quantomeno convertire la loro cultura. Quindi non appena Galahad avrà terminato di promuovere la cultura britannica nello Staffordshire, ovvero qui, lo manderò quanto prima per iniziare la promozione della cultura britannica in terra irlandese. Adesso, tra l'altro, Oriel, che dove c'è la chiesa di Ardmannach, spero di averlo pronunciato bene, ci dà appunto il sito sacro per la religione insulare. Questo darà un più uno learning per il livello di devozione e una pietà del più 5% mensile. Questo è ottimo, ottimo, perché mi aiuterà tantissimo per creare pietà, in modo tale che non appena avrò abbastanza punti andrò poi a creare la nostra religione, dove, dato che la religione insulare in questo momento non ha un capo della religione, appunto, ci serve un capo e ho già in mente qualcuno. Lascio a voi l'immaginazione. Miei cavalieri, per oggi penso sia tutto. Siamo riusciti a
conquistare interamente il ducato di Lancaster, ancora non creato come titolo, vedremo poi di crearlo, ancora, cosa ancora più importante però, siamo riusciti finalmente a mettere piede in terra irlandese. Questo ci darà una possibilità di attaccare i nostri vicini norreni e scacciarli una volta per tutte dalle terre irlandesi. Miei cavalieri, ancora una volta mi affido al vostro nobile giudizio e ci vedremo presto. Un abbraccio.